Magari dalla tragica tragedia il dolore si rinnova. C'è molta rabbia e comunque è sempre un dolore costante, un dolore che ci accompagnerà per il resto della nostra vita. Tante cose sono state dette, tante cose sono state fatte, ma tante altre non sono state fatte. E mi pongo diverse domande, tantissime domande. Io ho avuto modo di leggere le 13.000, perché non sono 16.000 pagine del fascicolo, e ho letto tutto il fascicolo, tutto. Non ho saltato neanche una pagina. Vi faccio una domanda, spiegatemi voi, datemi una risposta voi. Nella relazione dei medici legali, risulta che Joelle ha l'ultima parte, cioè dalla tibia in giù, amputata. Ora io vorrei sapere chi e cosa ha provocato l'amputazione di questa parte, di arto, inferiore e sinistro. Datemi delle risposte. È stata anche Viviana? Cioè, che ha fatto? L'ha soffocato? Gli ha amputato la gamba? L'amputazione solitamente si ha quando c'è un taglio netto. Parliamo di amputazione in qualsiasi parte del corpo, le dita, il piede. Quindi stiamo parlando che c'è stato un taglio netto o uno strappo violento. Datemi delle risposte voi. Datemi delle risposte sul cuoio capelluto di Viviana, che era in parte distaccato dal pericranio. Spiegatemi perché Viviana non ha più capelli in testa, ma ha solo una ciocca di capelli in testa. Non si può parlare di putrefazione, di alopecia putrefattiva, così hanno scritto, non esiste. Esiste forse qualcos'altro che abbiamo scoperto da giorni riguardo l'alopecia putrefattiva? Spiegatemi perché l'autocarro, 1,5 km prima del luogo dell'incidente, prima della galleria Pizzo Turda, ha un repentino decelleramento, cioè da 98 km orari scende a 47 km orari. Che cosa è successo lì, 1,5 km prima della galleria di Pizzo Turda? Spiegatemi perché, questo già è stato detto quando abbiamo presentato l'opposizione, il tracciato della scatola nera dell'autocarro è un tracciato, non è originale, cioè per ricostruire la dinamica dell'incidente bisognava utilizzare un tracciato in maniera dettagliata, non un tracciato in maniera analitica. E questo non lo dico io, ma questo lo dicono i tecnici, ingegneri informatici a cui ci siamo rivolti. Spiegatemi perché nel 2022 non è stato possibile esaminare il ciuffetto di capelli umani trovati su Joelle. Spiegatemi perché non è stato esaminato e comparato il ciuffo di peli di cane trovato su Joelle. Peli bianchi erano, di cane. E poi avrei tanto e tante altre cose da chiedere, perché attendiamo delle risposte. Noi continueremo a lottare finché la vita ci assiste, fino alla morte, continueremo a lottare. Abbiamo già contattato nuovi consulenti che hanno in mano tutta la documentazione. Sono luminari questi, vediamo che cosa hanno da ridire su tutti i consulenti che noi abbiamo nominato. I datasets relativi all'esame TC Total Body post-mortem, effettuato in data 26/8/2020. Le ossa del cranio sono ben conservate e non mostrano segni di frattura. Sono ben visibili le suture aperte, condizione compatibile con l'età della vittima. Del corpo sono apprezzabili buona parte del tronco e parte degli arti inferiori, e più precisamente 1. Rachide vertebrale, ben conservato a livello sacro-coccigeo, lombare e dorsale, inclusa la prima vertebra dorsale,
completamente assente il rachide cervicale. Le vertebre esaminate non mostrano segni riferibili a fratture. 2. Scheletro del bacino, assenza di fratture. Conservate le articolazioni delle sacroiliache e delle anche. 3. Arto inferiore sinistro. È ben conservato il femore, conservati anche 2/3 craniali della tibia con amputazione del terzo inferiore. 4. Arto inferiore di destra. È presente il femore per i 2/3 craniali. I monconi del femore destro e della tibia sinistra sono sede di irregolarità marginali. I visceri presenti in sede pelvica sono agglutinati in una massa irregolarmente tondeggiante, posta in sede presacrale. Nell'addome medio e inferiore sono visibili i reni, che appaiono in sede e buona parte dei muscoli psoas e paravertebrali posteriori. I restanti parenchimi e le anse intestinali sono conglutinati in una massa irregolare, che in parte è estrusa al di fuori del cavo addominale, che è privo della parete muscolare anteriore e quindi in comunicazione con l'ambiente esterno. Cranialmente tale massa di tessuti molli si estende nel mediastino inferiore. La parete toracica è fortemente deformata e collassata, in particolare 2 coste. Non c'è musica, niente, non hai. Telefonino. Vabbè, prego. Era altro. Allora adesso stiamo per iniziare, ecco, soltanto un pensiero, qualche immagine e qualche luce. Le immagini tante volte rimangono nella nostra mente, le luci ricordiamoci che si accendono sempre nel nostro cuore. E noi questo vogliamo ricordare insieme quest'oggi a distanza di 2 anni. Che se vediamo le immagini, tutte le immagini che vediamo nella vita, alcune ci aiutano di più, alcune ci aiutano di meno, ma quelle luci che il Signore accende nel nostro cuore non le può spegnere nessuno. E nel cuore di tanti, e ricordiamo come abbiamo detto in chiesa, anche nel cuore di Dio ci sono i nostri fratelli Viviana e Gioele. Se sarà il vento che canterà, se sarai acqua brillerà, se sarai ciò che sarò, e se sarai tempo ti aspetterò per sempre, se sarai luce scalderà. Sarai luna, ti vedrò, e se sarai qui non lo saprò, ma se sei tu lo sentirò.
Sì. Di nuovo un forte applauso. Rappresenta il comune. Voglio in questo momento mostrare la vicinanza dell'amministrazione alla famiglia Mondello e alla famiglia Parisi e voglio dire che già qualcosa l'amministrazione ha fatto in ricordo del piccolo Gioele, perché solo quasi qualche mese fa è stata inaugurata la scuola materna che è stata proprio intestata al piccolo Gioele. Mi auguro che di questi momenti ne possiamo fare ancora tanti e soprattutto che nel tempo si possa avere verità e giustizia per Viviana e per Gioele. Siamo vicini ancora a voi familiari e per qualsiasi cosa teneteci sempre a disposizione. Buona serata a tutti.